Yes, it's a film that is set in the 70s, but I think a lot of the themes in it are universal in a way, and things that probably happens all the time, like yesterday, like today. And for me, being a child of the 70s, born in 1970, and it was a way of reflecting about things, what had changed and what had not changed in Sweden now, remembering the childhood but through completely different eyes, and also maybe challenging the view that you could have of Sweden at that time. Perché raccontare questi avvenimenti, queste storie adesso? Diciamo che i fatti rappresentati in realtà hanno un valore universale, nel senso che possono capitare ovunque, possono appartenere al passato, al presente, al futuro di qualsiasi paese, di qualsiasi ambiente, possono capitare ieri come in passato. E a parte questa universalità, in ogni caso io personalmente sono un figlio degli anni 70, sono nato nel 70, e ho voluto in un certo senso rivisitare attraverso occhi diversi quello che sono stati avvenimenti, diciamo, del periodo in cui ero giovane, cercando di capire cosa in realtà fosse cambiato o meno in Svezia. Yes, I'd just like to add maybe from the screenwriting point of view that it may seem almost speculative to make a film that there's so much resembles what we see today. That was not the goal. In fact, I stumbled upon some information which interested me in our own history. So that's, I mean, you know, it's a sort of excursion into our national identity in a sense, as Michael said, rather than a way to point out things that we see today. And of course, the consequence is that, you know, it does reflect the time we live in, both in Sweden and elsewhere. Volevo solo aggiungere un piccolo appunto, diciamo, dal mio punto di vista di sceneggiatrice, di chi ha scritto la sceneggiatura, che in realtà si potrebbe avere l'impressione, diciamo, di una specie di proposito speculativo di qualcuno che vuole speculare, scrivendo queste storie, speculare su quelli che sono fatti, in realtà che molti punti in comune hanno con eventi anche moderni. Ma questa non era assolutamente l'intenzione, nel senso che io sono per caso capitata, diciamo, venuta a sapere, ho ricevuto per caso determinate informazioni che hanno fatto sì che mi sviluppassi interesse in questo evento, in queste storie, che mi hanno permesso in un certo senso di esplorare quello che è, diciamo, la crisi di identità della Svezia, del popolo svedese, soprattutto in relazione a quello che sono i tempi e appunti di contatto che si possono avere in questo momento generale di crisi, anche con somiglianze che possono esserci in realtà di altri paesi, però più che altro è studiare quello che era in realtà un comportamento e una crisi proprio di identità del popolo stesso. Uno dei motivi che ho ricostruito con grande minuzia, ecco, quanto è stato difficile sia dal punto di vista della scrittura che dal punto di vista della regia riuscire a raggiungere questo equilibrio e dare uguale importanza, uguale rilevanza ad entrambe le ricostruzioni. I can start, okay. To choose not to, because we could either do a film only about the girls or only about the politicians or only about the police, but we really wanted this, actually four layers. They transcend, they go through Iris and Sonia, the two young girls, they go through the different layers of this society without knowing somehow where they will end up or who they will meet, and some persons never meet, but we thought it was interesting to show those four layers, the politicians, the secret police, the police, the young girls at the juvenile home, and also, of course, the world of the call girls with the brothel mama at the center.
Prima di tutto, almeno l'idea nostra era quella in realtà inizialmente di, come ho già detto in passato, di sviluppare quello che poteva essere l'idea di base, diciamo, del tipico thriller di natura politica. Poi in realtà siamo stati presi proprio dalla necessità anche di scavare più a fondo in quella che era la rappresentazione proprio dei personaggi, del loro dramma personale, soprattutto delle due ragazze, Sonia e Iris, ma al contempo anche di dare una visione di tutto quello che è la rappresentazione, diciamo, dei vari livelli di conoscenza o di non conoscenza, dei vari livelli di società che con i membri di autorità, insomma, appartenenti alla società con cui esse vengono in contatto, e quindi di, attraverso i loro occhi, di dare un'idea di quello, di come si sviluppa il loro dramma personale nell'incontro mano a mano con i vari livelli, quattro livelli in realtà, dal basso verso l'alto, di questi strati, insomma, della società. Quindi avremmo potuto parlare solo dei politici, solo delle ragazze, solo della polizia, ma abbiamo cercato di fare un quadro sempre appunto attraverso i loro occhi di quello che poteva essere loro incontrarsi con il mondo, insomma, polizia segreta, la polizia, i servizi segreti, insomma, la polizia, il mondo loro, queste ragazze che si trovano inizialmente in questa specie di casa famiglia, insomma, casa centro comunità, e il mondo della prostituzione. Yeah, just to add quickly, I think the idea of working this way, like a razor blade through what I believe, you believe, is a class society. Swedish people tend to think we don't live in class society, but I tend to think we do. So going sort of this way or up or down, which way you want, because there is a connection between the juvenile home at the bottom, so to speak, of society, which is under legislation of the highest legal government. It's in fact there under the same government. So, you know, it's a kind of way to have those two poles and then go through the class society in the specific way that our class society looks or looked, and then to actually voice it through the people who usually never have a voice. Sì, in realtà quello che abbiamo voluto fare è dare una specie di rappresentazione verticale, uno spaccato verticale dal basso verso l'alto, dal basso o dall'alto verso il basso, di quello che è in fondo una società di classe, classista, per quanto si pensi magari forse in Svezia che la Svezia non sia classista, ma lo è. Passando quindi da quella che è la base, cioè i due poli estremi di questa società classista, dal basso, quella che è questa, diciamo, casa comunità, che è legata direttamente a quello che è il governo, l'autorità di governo che è, che gestisce legalmente, insomma, la parte legale e il governo che gestisce attraverso le leggi quello che è appunto la casa comunità e i comportamenti collegati, e poi passando attraverso tutti i livelli verticali delle classi, diciamo, societarie, della società che ci sono in Svezia, e permettendo e dando voce alle persone che di solito appartengono alle classi che non hanno voce, per esprimere quanto viene visto e vissuto da queste persone. Ci sono domande in sala, altrimenti proseguo io con un'altra curiosità. Non ho ispirato per dare forma ad un film che è il nervosismo degli anni 70 e l'eleganza del cinema contemporaneo. Yes, we wanted to make a film that really had some that felt dynamic, fresh, but still we wanted to film it in a very classic way as well. We have shot it on classical 35mm widescreen. We've been very thorough with the art department and all the costumes and makeup, of course, going back to not only reference to films, but reference to things that actually looks, not the cliches of it, but how they actually did look, and try to reconstruct that from a lot of research, actually, images.
In terms of inspiration from, yes, Thomas Alfredson is a good friend of mine. I've been doing some second unit work for him as a director on Tinker Tailor, but also before that, the cinematographer and I have a long story together. We had worked for many years on different series that has been done for television, so we had also developed our style there. Plus that we, of course, were very inspired by certain classical political thrillers from, for example, America, All the President's Men, a classic film. But we also looked at contemporary films. Also, we also looked at films like Il Divo, I remember, the Italian film. So, of course, the inspiration comes from, I'm a big cinema lover, so I just, you know, I think there's a lot of it in there. I am also a big fan of François Truffaut and the 400 Blows, Les 400 Coups, you know, so there's a lot of things in there. Devo dire che per quanto riguarda la parte, diciamo, stilistica proprio del film, quello che abbiamo cercato di fare, l'idea era di avere un film che fosse molto vivace, molto vivo, molto fisicamente, diciamo, nervoso, come è stato detto, che però nel contempo fosse molto classico come approccio e si avvicinasse in modo classico ma attraverso ricerche molto sostenute e non attraverso cliché a quello che era l'ambiente degli anni 70. Quello che abbiamo fatto, ci siamo assicurati facendo delle ricerche appropriate che tutto effettivamente non solo sembrasse appartenente agli anni 70 ma lo fosse effettivamente, nel senso quindi tutta la parte di scenografia, di costume e così via, in modo tale da dare vera verità al film. Poi naturalmente per quanto riguarda lo stile c'è un po' di tutto dentro questo film, tantissimi riferimenti. Thomas, come hai detto tu, che è un grande amico con cui ho anche lavorato, all'età sono stato nella sua seconda unità, insomma l'ho visto nella seconda unità, e abbiamo non solo film La Tappa, ma anche abbiamo lavorato insieme per tanto tempo anche per la televisione, per delle serie brevi e miniserie, insomma, e quindi insieme abbiamo già in quell'ambito sviluppato uno stile ben preciso in comune. E poi ci sono tante altre influenze, tipo i film thriller tipici americani, tipo Tutti gli uomini del presidente, o avevo in testa anche Divo, se vogliamo parlare di riferimenti italiani, e mi piace tantissimo, adoro Truffaut, per esempio, 400 colpi, insomma c'è un po' di tutto. Purtroppo la proiezione a seguire incombe, noi dobbiamo chiudere qui il nostro incontro con Michel Marsiman, Marietta von Hassel, buona continuazione con il prossimo.